Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Questa sera abbiamo a cena degli amichetti di mio figlio, quindi ho deciso di preparare degli hamburger. Vediamo insieme come fare. Per questa ricetta semplice e veloce abbiamo bisogno di 1 kg di macinato di manzo, 150 g di pane raffermo, 3 uova, 10 g di sale. Prepariamo il pane. Allora, in una boule mettiamo il pane privato della crosta, lo vado a tagliare a pezzetti. Così, non troppo piccoli. Ecco qua. Dopodiché aggiungo dell'acqua per bagnare il pane e lo lascio 3-4 minuti così ad assorbire l'acqua. Poi successivamente dovrà essere strizzato. Nel frattempo, nella carne vado a mettere le 3 uova. I 10 grammi di sale, comincio a mischiare. Quindi quando il pane sarà bello umido, strizzo e unisco alla carne. Elimino tutta l'acqua in eccesso. Ed ora viene il momento più divertente. Cominciamo ad amalgamare tutto con le mani. Prendiamo bene da sotto. Continuiamo fino a che non vediamo che sarà diventato tutto omogeneo. Il pane non si noterà più. Ecco qua, vedete?
Il pane è sparito dentro la carne. Siamo pronti per creare i nostri hamburger. Naturalmente, chi volesse potrebbe aggiungere altri ingredienti per dare sapori diversi, per esempio parmigiano, erbe aromatiche. Anch'io a volte metto, non so, maggiorana, timo, scorza di limone, ma dato che questi saranno per dei bambini, preferisco lasciarli così più semplici. Allora, secondo me in questa fase due cose sono fondamentali. Una, dobbiamo pesare la carne, decidere la quantità che dovrà essere utilizzata per ogni hamburger e poi andare a fare sempre la stessa quantità. Io li faccio da 140 grammi. Ho visto che è una dimensione che va bene sia per bambini che per adulti. Quindi vado a fare delle palline all'incirca sempre della stessa grammatura. Seconda cosa fondamentale è che dobbiamo procurarci o le classiche pellicole in cellophane di hamburger che sono facilmente reperibili nei negozi che hanno attrezzature per macellerie o per ristorazione, o altrimenti la classica pellicola. Poter poi maneggiare agevolmente l'hamburger quando sarà formato. Io dispongo dell'hamburgeratrice. Eccola qua. Però oggi vedremo come farli senza, dato che non tutti avranno in casa questa pratica macchinetta. Quindi mettiamo la pellicola. Sopra la pellicola mettiamo il coppapasta, poi la nostra palletta di carne, un'altra pellicola e cominciamo così a schiacciare. Poi togliamo il coppapasta e continuiamo a formare i nostri hamburger. Naturalmente questo è uno dei tanti metodi, poi se voi ne avete un altro con il quale vi trovate meglio, ognuno può adottare la tecnica che preferisce. Questa è una tecnica semplice per chi non ha attrezzatura più specifica per gli hamburger. Ecco qua. Li mettiamo da parte. Pressiamo bene perché così in cottura sarà più difficile che si rompano. Poi alla fine a noi non è che interessa averli proprio perfettamente rotondi, no? Poi dentro al panino non è che si noterà molto qualche imperfezione.
Ecco qua, gli hamburger sono pronti per essere cotti. Con 1 chilo di carne macinata sono venuti 11 hamburger da 140 grammi. Non ci resta che aspettare gli ospiti. Se invece preferite congelarli per utilizzarli in un secondo momento, potete metterli in un vassoietto, così, nel congelatore, magari coperti da pellicola. Poi, quando saranno congelati, possono essere impilati uno sopra l'altro dentro una busta, pronti per essere tirati fuori e cucinati. Bene, avete visto la mia ricetta. Se volete descrivermi come li fate voi, potete scriverlo nei commenti. Grazie e alla prossima. Ciao!